Inizio questo vlog, diciamo di notte, perché proprio non è proprio notte, ma è tardi. Facciamo la maschera di Sephora alle rose da tenere tutta la notte. Quindi io adesso me la applico, mi metto la cuffietta, poi vado a letto e il vlog continuerà domani tutto il giorno. Iniziamo subito perché sono curiosissima, non so, siccome io ho tanti capelli e va messa in tutti i capelli, non so se basta questo qua, però cercherò di distribuirmela un po' dappertutto come posso. Adesso andiamo a mettere la crema, maschera, crema più Charlotte, la cuffietta. E questa qua è semplicissima, va messa la crema, va tenuta tutta la notte, poi alla mattina si fa abitualmente lo shampoo che si fa, insomma, di solito. Vado a tirare via gli anelli, se no non lo faccio più con la crema. E Rose Eye Sleeping Mask, maschera per la notte alle rosa. Allora, iniziamo subitissimo, iniziamo a impedire la nostra crema. Prima li vado a spazzolare. Riuscirci con il prodotto, quel poco prodotto lì. Io di solito anni fa, quando ero mora, perché ero mora anni fa, mi facevo la tinta a casa e dovevo prendere le tinte, ne dovevo prendere tre o quattro perché non mi bastava mai, ovviamente, cioè dalla radice fino alle punte, e uno o due non mi bastavano mai, e ne prendevo tre o quattro, quindi vado a tagliarla. Un po' di più. Strano, puoi dormire con sta cosa in testa. Comunque, vediamo, proviamo. Ho cercato di mettere un po' dappertutto. Adesso andiamo a mettere una spilletta in modo da tenere su bene bene i capelli. Faccio così, poi lo arrotolo, faccio tipo uno chignon. Adesso andiamo a mettere la cuffietta. La Charlotte. Si fa? Sono più trasparente oppure di tutta rosa? Allora, questa è la Charlotte, la cuffietta con le rose, la mollettina, il ciappettino, il phon. Carina, pettine o specchio.
adesso io le vado a fermare anche con le spillette, che non vorrei fare dei danni nel cuscino. Vabbè, che adesso nel cuscino vado a mettere, prima di andare a letto mi vado a cambiare la maglia, e sopra il cuscino vado a mettere un asciugamano. Ok, il mio trattamento capelli per la notte è fatto. Adesso ci dormiamo tutta la notte. Sarà dura perché mi sentirò un po' strana, però vabbè, proviamo anche questa maschera per i capelli. E noi ci vediamo domattina, che mi lavo i capelli con balsamo e shampoo, e vediamo com'è il risultato. Ci vediamo domattina. Buongiorno, buon mercoledì a tutti. Io sono già in bagno, sono le 9. Sono già in bagno e mi vado a lavare i capelli, tirarmi via la cuffia, tirar via tutto, le mollette e lavarmi i capelli. Così vediamo il risultato della maschera di ieri. Stanotte devo dire che ogni tanto me la spostavo perché mi dava fastidio l'elastico, col cuscino mi dava fastidio l'elastico della cuffietta della Charlotte, come l'hanno chiamato sulla maschera, e un po' sulle orecchie, me ne sono un po' anche messo dietro le orecchie perché mi facevano male dopo un po', quindi però insomma ho dormito bene, dai, non mi ha dato più di tanto fastidio, a parte un po' l'elastico. Adesso vado in doccia e dopo vediamo insieme il risultato a capelli asciutti, piastrati. Me li faccio dritti così riesco a vedere meglio come sono venuti, che mossi. E dopo vi dico cosa ne penso. Adesso vado in doccia e mi lavo i capelli. Ok, doccia fatta, capelli lavati. Devo dire che a parte che appena ci butti l'acqua sopra sono morbidissimi, ovviamente perché c'è ancora la crema. Poi dopo lavati, shampoo e quant'altro, balsamo, quando li vai a pettinare, io ci ho messo praticamente 5 secondi a pettinarli perché erano senza nodi, erano morbidi, quindi perfetto, per quel lato lì perfetto. Sì, l'unica cosa che un po' ti rompe è la cuffietta di notte, ma insomma è una cosa sopportabile. Adesso mi vado ad asciugare i capelli, mi sono anche vestita, mi sono messa questo maglione pesante perché ovviamente appena fatta la doccia ho freddo, e sì, e dire che ho due termini in bagno, uno elettrico e uno normale, ma ho freddo comunque, ovviamente. Adesso me li vado ad asciugare. Stavo pensando, sì, me li faccio dritti, ma non faccio subito la piastra, la faccio oggi pomeriggio prima di andare al lavoro, perché sennò non mi rimane niente. E che altro? Non ci metto sopra niente, i capelli voglio insomma sentire se sono morbidi o meno, se ci metto un prodotto per ammorbidirli, ovviamente non conta più niente, quindi non ci metto sopra niente. Vado a prendere il forno e le asciughiamo. Capelli asciutti, devo dire che sono molto molto morbidi e molto lucidi. Adesso dalla videocamera non si vede, ma sono lucidissimi e mi piace la maschera. Adesso ovviamente di maschere per il viso e per i capelli per adesso mi fermo, perché il mio viso ha già iniziato a lamentarsi, quindi fermiamoci un attimo e più avanti, semmai per Natale, andrò da Sephora a vedere le novità di maschere. In verità, per la maschera per i capelli ne ho un'altra al cocco, uguale, identica, con la cuffia alla crema, ma la farò insomma più avanti, tra un mesetto, ecco, perché voglio un attimo
lasciarmi stare. Adesso mi vado a fare un caffè bollente perché ho ancora freddo e dire che ho acceso anche il forno, è da mezz'ora che ho il forno puntato addosso, ma ho freddo. Mi vado a fare un caffè bollente e vado a giocare un pochino con Fede. Allora, abbiamo pranzato, adesso sono un po' sul divano e sono le 2 meno 10 e tra un pochino vado un attimo a darmi una sistemata ai capelli, anche se sinceramente potrei lasciarli anche così. Adesso vediamo perché insomma non voglio subito insomma indebolirmeli con la piastra. Comunque, adesso vediamo se gli do una spazzolata. Sono un po' più lisci, se no vedo cosa fare. Comunque, adesso mi rilasso un attimo e poi mi vado a preparare. Fede, hai salutato? Sta bevendo l'acqua. Abbiamo scritto la letterina a Babbo Natale, l'ha scritta Fede, l'ha chiusa, l'ha messa là in cima per spedirla. Quindi oggi la spediamo. E quando arriva da Babbo Natale vedrà cosa fare, se prendergli tutti i giochi perché è stato bravo o se prendergli solo un gioco. Vediamo. Intanto c'ho la cuffia perché sto guardando, sto finendo di guardare una puntata che ho iniziato ieri sera di C'era una volta. Sapete che sto guardando quella serie lì e devo finirla di vedere. Adesso finisco qua, poi mi vado un attimo a preparare, prendo un caffè perché ancora non l'ho preso, mio marito alla mezza quando abbiamo finito di mangiare non l'ha voluto e io mi prendo un caffettino. Allora, sono in macchina, sto andando al lavoro, sono le 3:20. Alla fine mi sono data solo un pochino di piastra e un po' di mascara, quello rosso della Pupa che vi ho fatto vedere in un video novità make up. Lo sto adorando tantissimo, mi piace l'effetto che fa, quindi per adesso è il mio preferito. Devo dire che c'è un sole pazzesco, ma c'è freddissimo. Mi sono messa questa mantella per scendere giù, insomma, in macchina, ma c'è freddo. Ho anche la giacca per stasera e poi sopra mi metto anche questa così evito di ammalarmi, che non è proprio il caso di ammalarsi. Buonasera, sono a casa, come potete vedere sono in bagno perché è il momento relax, il momento doccia bollente e dopo vado subito a letto perché sono stanca, domani mi devo alzare presto, domani vado a lavorare tutto il giorno, quindi domani sveglia presto e stasera mi piacerebbe leggere almeno uno o due capitoli del libro, perché comunque è presto, sono le 9:30, non ho dormito sicuramente alle 9:30. E quindi mi piacerebbe leggere due capitoli del libro che sto leggendo. E a fine mese vi ricordo che c'è il mio video delle letture. E sapete che io faccio il video ogni 3 mesi delle mie letture. E insomma, diciamo che in questi 3 mesi non ho letto tantissimo, più che altro mi sono dedicata alle serie TV in questi ultimi 3 mesi e ho letto poco, però qualcosina ho letto, quindi a fine mese ci sarà il video delle mie letture. Adesso mi vado a buttare sotto la doccia bollente con la mia cromoterapia e noi ci vediamo al prossimo vlog, cioè domani, domani un altro vlog. Vi mando un grosso bacio e a domani.